Le pagine scure, piano piano si sono sbiadite. E la guerra ebbe inizio. Santi in paradiso non ce n'erano più. È bello morire per la patria. Balle. In Germania l'antisemitismo cominciò a montare in maniera preoccupante. La mia famiglia non sopporta gli ebrei. Hanno proibito ai loro bambini di giocare con i nostri C'erano perché siamo umani. Ebrei. Hanno deportato 15.000 persone. Non potremo mai dimenticare. Perché non so se sopravviverò. Finiranno la solitudine, la paura, l'angoscia. Qualche tempo dopo, leggemmo dal diario di Anna Frank queste righe. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene. Che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace, la serenità.